Cambiamo argomento, una riflessione sui 70 anni della Costituzione italiana al centro del Sabato delle Idee. Edoardo Santelia. Un viaggio itinerante nelle scuole delle periferie napoletane. Questo è il progetto base della 10ª edizione del Sabato delle Idee, un progetto che parte da Ponticelli, dove presso l'Istituto Scolastico San Nino De Cillis si è svolta una giornata di riflessione organizzata in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Campania sui 70 anni della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. L'incontro, introdotto dall'esibizione dell'Orchestra da Camera del Conservatorio di San Pietro a Maiella, si è svolto attorno ai temi dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini, della promozione della cultura e della ricerca scientifica e sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Dopo la relazione del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, la discussione, coordinata dal direttore del Mattino, Alessandro Barbano, ha coinvolto i costituzionalisti Tommaso Frosini e Alberto Lucarelli, che hanno risposto alle domande dei ragazzi. 500 gli studenti coinvolti, 25 i lavori multimediali prodotti, passando attraverso la poesia e la canzone, ed anche la creazione di un gioco da tavolo. Cosa significa per te la Costituzione italiana? Probabilmente comunque un insieme di leggi che vanno rispettate e che devono tutelare noi ragazzi, noi persone, noi popolo. Noi cittadini italiani credo ci dobbiamo ritenere soddisfatti per quel che ci hanno consegnato 70 anni fa. Secondo te la Costituzione andrebbe attualizzata nel senso dei diritti o dei doveri? Dei diritti della persona che dei doveri. Rispecchia comunque i diritti e i doveri ancora attuali di cui c'è bisogno in Italia, di cui tutti abbiamo bisogno. Dagli elaborati fatti si evince l'esigenza di sentirsi non ultimi e l'esigenza di avere quella qualità urbana che hanno gli altri loro compagni.